Ed eccoci di nuovo qui su Fumetter in On Air. Oggi voglio parlare di un autore che ho già affrontato su questo canale e che, con mia grande sorpresa, sarà anche ospite a Luca Comics Endgames Games 2024. Per fortuna pare che io riuscirò ad andare per incontrarlo e, e questo mi riempie di gioia. Oggi parleremo di nuovo di Baron Yoshimoto. Se seguite questo canale sapete che ho già dedicato una puntata del podcast a Baron Yoshimoto, questo perché. Perché? perché in Italia era stato già eh, scoperto qualche anno fa con questo volume 17 di Baron Yoshimoto, appunto, edito da J-Pop, un volume unico, bello corposo, eh, che è una raccolta di storie brevi, una raccolta dove alcuni capitoli erano in comune con quelli che eh, sono stati pubblicati nel volume inglese The Troublemakers. Edito da Picture Box, se non erro, e con la cura editoriale di Ryan Holberg. Quindi alcuni capitoli erano si intersecavano tra l'edizione italiana e l'edizione inglese, mentre per altri eh, si prendevano due strade differenti. E ho dedicato una puntata del podcast proprio per approfondire queste differenze e anche per introdurre al pubblico italiano chi è Baron Yoshimoto perché è un autore geekiga straordinario, importante. Anche perché, dal mio punto di vista, è riuscito ad attraversare buona parte delle fasi del Geikiga Manga. E, quindi, è stato uno degli autori di capitoli che possiamo leggere all'interno di The Troublemakers e che fanno parte dell'era dell pre-riviste, e poi invece è stato una figura importante, come possiamo anche leggere nella miniserie Losers, pubblicata da uh, X Publishing. O nippon shock insomma chiamatelo come volete e, e infatti è stato parte anima della nascita dei manga action e poi eh, successivamente è stato uno degli autori più importanti della, eh, del Geiga degli anni 70 potremmo dire così bene baro yoshimoto quindi è una figura importante e coconino press o per meglio dire Doku ha deciso di eh, rispolverarlo e eh, portare in Italia questo volume La belva nell'ombra, eccolo qua. Quindi, oggi vi racconto quello che è questo volume, cosa contiene e anche quelle sono le mie impressioni. Innanzitutto, probabilmente questo volume, 17, che è uscito anche con una cover variant eh, per i pop stores, se non ricordo male. Eh, probabilmente non ha venduto chissà quanto, e per questo motivo J-Pop lo ha completamente abbandonato, non ne ha proprio più parlato e quindi penso proprio che sia stata forse una delusione per loro, immagino. Eh, e questo insomma mi dispiaceva tantissimo, ma ehm, io divido sempre le colpe tra sì, casi di che magari ha sbagliato nel proporlo, nel vendercelo, nel fare la giusta campagna di marketing, però dall'altra parte penso che una buona fetta di colpe le abbiano anche i lettori. Che poi, colpe semplicemente può anche non piacere. E comunque, del contenuto di questa raccolta ho già parlato nel, nella puntata del podcast dedicata a Bano Yoshimoto, con anche quelle che sono le mie impressioni. La prima cosa che differenzia il nuovo volume edito da Doku Coconino, La Belva nell'Ombra rispetto alle due raccolte che vi ho già mostrato, è il fatto che La Belva nell'Ombra è un'opera recente di Baron Yoshimoto. Quindi qua non siamo andati a scavare tra le opere che lo hanno reso famoso, che lo hanno reso un autore importante degli anni 60 e 70. No, qua siamo addirittura nel 1999, dovremmo essere e quindi è recentissima questa quest'opera e bisogna assolutamente dire che essendo questo volume un volume del 1999 a partire da una fase in cui baro yoshimoto quasi non disegnava più manga, lo faceva molto di rado perché si era dedicato dagli anni Ottanta in avanti sempre di più alla pittura. E scopriamo il perché ha deciso di realizzare quest'opera nell'intervista che possiamo trovare in fondo al volume La Berva nell'Ombra, ma di questo dopo parleremo. Innanzitutto per me è importante dire che mi emoziono sempre quando penso a, che ne so, Tatsumi che eh, pubblicava le sue storie eh, negli anni 50-60 inizialmente e poi dopo lo ritroviamo in Una vita tra i margini che invece è una pubblicazione relativamente recente e poi, che ne so, Tadao Tsuge, stessa cosa si sì, pubblicava negli anni 60 e poi noi lo abbiamo ritrovato nella Mia vita in barca che è invece è un'opera recente e guarda caso sono sempre le opere che preferisco quelle più recenti, quelle della piena maturità di questi autori ecco e quindi mi avvicino a baron yoshimoto ehm, con la belva nell'ombra con la stessa emozione con la voglia di scoprire il che livello ha raggiunto eh, che cosa è, è nato in tutti questi anni al suo interno è veramente eh, emozionante pensare che lui pubblicava le sue storie sulla rivista maci una rivista praticamente leggendaria mitologica di tantissimi anni fa, stiamo parlando ormai di... Ehm, sono passati 70 anni praticamente e poi lo ritroviamo adesso invece con un'opera del 1999. C'è un divario così grande temporale che eh, per me è molto emozionante pensare a tutto il suo percorso artistico, pensare di avere tra le mani l'opera di un autore che è stato così eh, longevo. Passiamo però un po' più nel merito. Innanzitutto La belva nell'ombra, questo volume è l'adattamento manga di un'opera, di un romanzo di Edogawa Rampo, come ne abbiamo visti altri in Italia, abbiamo visto altri manga che adattavano storie di Edogawa Rampo, è un classico di Edogawa Rampo che è stato commissionato a Baro Yoshimoto dalla casitrice di Koike. Devo sicuramente dire che io non ho letto l'opera di Hideogawa Rampo e quindi non posso giudicare proprio a fondo, a 360 gradi, la bravura o meno di Baron Yoshimoto nell'adattare questo classico. Passiamo però alla trama. Siamo innanzitutto nel 1927. Il protagonista è uno scrittore di gialli che incontra Shizuko. Shizuko è questa donna che trovate anche nella uh, sovracopertina. È una bella donna, una bellissima donna, sposata con un ricco signore. La donna viene costantemente minacciata da uno dei suoi ex, un ex che è anche un celebre scrittore, e chiede quindi aiuto al protagonista, a cui confessa tutte le sue paure, tutti i suoi timori, protagonista che troviamo qui con il cappello. A questo punto il nostro protagonista, che è anche lui un celebre scrittore, e decide di imbarcarsi in questa eh, indagine nel tentativo di liberare la donna da questa minaccia costante che ovviamente le sta eh, modificando la vita, le sta cambiando la vita eh, perché lei si sente sempre osservata, sempre minacciata e riceve anche delle lettere molto 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 pericolose. Il giallo a questo punto viene portato avanti con un procedimento deduttivo molto molto chiaro e credibile. Mi ha ricordato altri manga, come ad esempio Confession, come ad esempio La processione funebre di K, come ad esempio Don't Call It Mystery, che viene pubblicato proprio adesso in corso per J-pop. Questi manga, la Beva nell'ombra, me li ha ricordati per la sua precisione che non lascia eh, spazio all'interpretazione. È tutto esposto con un procedimento deduttivo, chiaro, limpido, che non lascia veramente spazio all'interpretazione. Per il resto sono opere, quelle che ho citato, diversissime tra loro, ecco, sia chiaro. E questa meticolosità, però, non è per niente pedante. In mezzo a questo volume spuntano, però, anche delle sfumature grottesche che, effettivamente, anche a me, come ho visto citare alcune volte su, sui social, in, in queste settimane, hanno ricordato anche su Hiro Maruo che abbiamo già letto ampiamente anche nelle sue, nei suoi adattamenti manga di opere di Edogawa Rampo Maruo me lo ha ricordato soprattutto per alcuni character design in particolare per quello di quest'uomo qua in alto che dovrebbe essere la persona che minaccia eh, la, la donna è così grottesco in alcuni frangenti che mi hanno ricordato proprio su Hiro Maruo ma soprattutto trova ampio spazio all'interno della Berva nell'ombra anche l'erotismo tipico di quelle produzioni degli anni 70 del Gekiga, anche se qua, eh, come ho già detto, ci troviamo vent'anni dopo ecco, come realizzazione dell'opera. Però ovviamente Baron Yoshimoto è stato un capostipite di quella generazione di, eh, di manga. E quindi ce lo si porta dietro anche in questo caso, forse anche per questo era stato scelto proprio Baron Yoshimoto dalla casatrice di Koike per realizzare questo adattamento, perché appunto si sapeva la sua bravura nel disegnare corpi che diciamo si fondono tra loro. Io non ho trovato questa vena erotica eccessiva come mi è capitato magari in altri Gekiga. Inoltre, noi, come pubblico italiano, non è che abbiamo chissà quanti esempi di ero Gekiga degli anni 70. Ecco, possiamo sicuramente citare Kamimura come forse l'autore che più abbiamo esplorato all'interno di, eh, di quella generazione di manga e effettivamente io, almeno per, a mio parere, alcune volte ho trovato anche un po' stucchevoli eh, alcune rappresentazioni, mentre altre volte me le sono godute appieno, nonostante il loro essere molto espliciti. Ecco. Il finale corre via senza intoppi, eh, senza incongruenze, scivola via, molto molto piacevole da leggere, nonostante poi diventi anche una storia abbastanza intricata, con capovolgimenti di fronte, soprattutto nell'ultima parte dell'opera, dove ci sono tante sorprese ovviamente. Lo stile di Baron è riconoscibilissimo, lo si capisce per via del suo character design che è veramente inconfondibile, quindi se avete letto Seventeen e aprite una pagina a caso di questo volume, se lo avete letto bene Seventeen insomma riconoscete subito il tratto di Baron Yoshimoto. Ecco, rispetto a quello che potevo immaginarmi in precedenza, prima di sfogliare questo volume, eh, vi devo dire che non ho trovato chissà quale differenza tra i capitoli degli anni 70 che ho letto in Seventeen o in The Troublemakers con i capitoli che ho trovato qui dentro, dal punto di vista visivo. Cioè, lui, secondo me, graficamente non è che si è evoluto o è cambiato totalmente. No, è sempre il solito Baron Yoshimoto. Ci sono autori che invece cambiano tantissimo. A distanza di dieci anni. Come ad esempio è capitato a Minetaro Mochizuki che ho qua di fronte con l'omnibus di Dragonhead. Leggete Dragonhead, leggete Cisakobe. sembrano due autori completamente diversi. E invece, no, è lo stesso autore, ma è capitato per tantissimi. È capitato con Tsutomu Niei, ad esempio, che ha avuto tutto il suo periodo nero e adesso tutto il suo periodo bianco, come, me, come sono solito dire. Ecco, qua sono passati decenni eppure è sempre lo stesso Baron Yoshimoto se invece leggete ad esempio The Troublemaker se lì ci sono dei capitoli che sono così agli albori della sua produzione che lì sì che si nota già un'evoluzione incredibile tra lo stile che lui ha avuto in alcuni capitoli e lo stile che poi ha avuto nei capitoli degli anni 70 invece qui tra i capitoli degli anni 70 e i capitoli della beva nell'Ombra non c'è chissà quale differenza almeno io non sono riuscito a coglierla Anzi, leggendo La Belva nell'Ombra, mi sono quasi sentito proiettato, catapultato all'interno di quella generazione di manga, all'interno di un manga degli anni 70. Ma allo stesso tempo, come mi accade anche con la lettura di Kamimura, non ho sentito minimamente la pesantezza di quegli anni. Cioè, quando io leggo un manga, diciamo, più commerciale, non gay, degli anni 70, lo leggo oggi, io... Vedo, sento sulla mia pelle tutta la pesantezza di quel modo di raccontare le storie. Ecco, all'interno della Belva nell'ombra, come mi capita anche in Kamimura, io quella pesantezza non l'ho per niente percepita. Nonostante, ovviamente, ho già detto che questo manga è del 1999 mi catapulta all'interno di uno stile grafico, di un modo di raccontare le storie tipico del Gekiga degli anni 70, ma allo stesso tempo non sento la pesantezza di quegli anni, mi sembra uno stile fresco, come accade puntualmente con il Kamimura, escludendo però i Kamimura dove è coadiuvato alla scrittura da autori come Ike Kajiwara che invece quella pesantezza secondo me se la portano dietro. Baron è ancora secondo me molto molto attuale e ha poi delle illustrazioni a tutta pagina che sono meravigliose all'interno di questo volume. Ci sono anche delle pagine, diciamo, disegnate in negativo, cioè completamente nere e tu vai a disegnare colorando di bianco, diciamo così. Adesso sicuramente non sono un tecnico per raccontarvi meglio, però vi mostro ad esempio questa pagina che secondo me è meravigliosa. Eccola qua, vedete. È splendida e ce ne sono altre all'interno di questo volume che secondo me sono veramente molto molto apprezzabili. Per il resto, questo è diciamo lo stile che eh, possiamo intravedere eh, all'interno di questo volume. La maggior parte delle pagine ed è uno stile mh, molto riconoscibile dove c'è sicuramente tanta attenzione anche al vestiario, ai cappelli, a, a, ai capelli. E, io lo apprezzo parecchio, devo dire. Eccoci qua. Ok, vi mostro anche questa, che è una delle illustrazioni a tutta pagina meravigliose, secondo me. Solamente alcune volte i volti non mi hanno molto convinto per le loro proporzioni per i loro sguardi per le loro fattezze ecco solo l'unico dubbio dal punto di vista eh, diciamo del disegno è, è questo mi sono sembrati un po' eh, innaturali in alcuni frangenti. In fondo al volume troviamo un'intervista molto approfondita di circa 12 pagine, eh, dove Paola Marca ha posto delle domande a, um, a Baron Yoshimoto e grazie al tramite di Emily Yoshimoto, cioè la figlia di Baron è riuscito ad ottenere insomma un po' di risposte e eh, è per questo motivo che poi il volume ehm, è arrivato così tanto in ritardo rispetto all'uscita prevista perché si stavano attendendo le risposte di Baron che insomma è una persona di una certa età, eh, la figlia magari deve essere anche disponibile ad andare lì a sbobinare, a porre la domanda, a sentire, ad ascoltare, insomma non era una cosa banale, semplice e Baron diciamo non è autosufficiente nel dare tutte queste risposte così complesse e quindi insomma abbiamo atteso parecchio ma adesso abbiamo fra le mani un volume Completo di un'intervista veramente molto interessante. E questa intervista rende questo volume veramente orocolato per tutti i lettori che, come me, sono interessati anche alla biografia di questi eh, autori del passato. La storia di Baron è poi piena zeppa di aneddoti ed è come dire inevitabile e anche emozionante sentir parlare all'interno di un'intervista così approfondita di autori come Tsuge, come Kamimura, eh, come Takao Saito come Hiroshirata, come Masaiko Matsumoto, come che ne so, Monkey Punch e tantissimi altri ehm, è inevitabile che Baron li citi o che gli venga chiesto a lui qualcosa su questi autori è inevitabile poi emozionarsi perché almeno a me capita il Così, mi emoziono quando vedo che poi, alla fine, in qualche modo sono tutti collegati tra loro, eh, hanno vissuto lo stesso periodo, hanno collaborato sulle stesse riviste, eh, erano amici. Tutto ciò eh, mi emoziona parecchio e, e quindi l'intervista eh, vale. Anche solo quella, il prezzo di questo volume, dal mio punto di vista, per come sono fatto io. È emozionante sentire parlare di riviste leggendarie, come ad esempio la già citata Machi. È emozionante sentire parlare Baron di come secondo lui dovrebbe essere il manga, eh, perché eh, questo lo pone in contrapposizione certamente con l'idea che aveva Tezuka. Questo sicuro, ma lo pone in contrasto anche con alcuni altri autori Gekiga, perché lui non li reputava sufficientemente realistici nel loro modo di raccontare le storie. Invece lui voleva essere realistico al 100% e questo tende a rendere Baron Yoshimoto unico. almeno questo è quello che lui provava a fare e poi dopo sta a noi capire se c'è riuscito o meno. Nell'intervista, ovviamente, si parla di cinema, che, come sappiamo, ha influenzato soprattutto gli autori di Gekiga in modo incommensurabile. E ha influenzato ovviamente anche Baron Yoshimoto, che poi, come sappiamo, ci è rimasto sotto con i western. E infatti lui va in giro vestito come se fosse un cowboy. Spesso eh, lui, insomma, è. Molto molto legato anche a, uh, al cinema western italiano e, e quindi c'è un collegamento anche con l'Italia nella sua produzione, nella sua vita in generale, e fra l'altro c'è un collegamento con l'Italia anche perché lui è venuto in Italia negli anni '70 per incontrare un suo uh, maestro di judo in Sicilia, e questo è un fatto che c'era già stato raccontato in precedenza. Ecco, lui tornerà in Italia a Luca Comics ⁇ Games e io non vedo l'ora di incrociarlo, è veramente eh, un'occasione più unica che rara. Si parla nell'intervista anche delle sue avventure americane. E che in parte c'erano già state raccontate da Jacopo Costa Buranelli eh, eh, di J-Pop, perché quando era stato pubblicato Seventeen eh, erano state fatte anche delle live per pubblicizzare l'uscita del volume, e in quell'occasione aveva raccontato un po' di aneddoti, tra cui queste esperienze americane di Baron Yoshimoto. Esperienze americane di cui trovate traccia all'interno di questa intervista, quindi non aggiungo altro, ma sono assolutamente incredibili. Ecco, forse questo non è un volume particolarmente istrionico dove Baron Yoshimoto si è lasciato andare, anche perché appunto questo è un adattamento di una storia già scritta da qualcun altro. E forse questo non è il suo capolavoro, ma questo innanzitutto è un volume unico e non è una raccolta di storie brevi e sappiamo quanto sia difficile, soprattutto per il pubblico italiano, riuscire ad apprezzare delle storie brevi. Quindi qua invece abbiamo un volume unico, quindi penso che sia più accessibile eh, per una fetta di pubblico. E inoltre è comunque una bella storia, è una storia, un giallo molto ben raccontato. E inoltre io trovo sempre interessante leggere Baron, trovo sempre interessante e affascinante lo stile di Baron Yoshimoto, nonostante eh, ci sia questo déjà vu degli anni 70. È comunque apprezzabilissimo, secondo me, e non vedo l'ora di incontrare il Baron Yoshimoto, ma che Coconino abbia la forza anche di pubblicare altri volumi di questo grande autore. E infatti a Luca Comics Games dovrebbero uscire i primi due volumi della leggenda del judo, che è un grandissimo classico della storia dello Spokon, ma soprattutto della storia di Baron Yoshimoto. Bene, dico quindi grazie a Coconino per aver rispolverato questo grandioso autore. Alla traduzione troviamo anche Anna Specchio che, se non ho capito male, ma non ho capito in che modo, è stata anche fondamentale per appunto, la pubblicazione di quest'opera in Italia, per dare il via, il là, alla pubblicazione di quest'opera in Italia. Non ho capito bene quale sia stato il suo ruolo all'interno di tutto ciò, però se voi lo sapete, insomma, raccontatemelo qui sotto nei commenti. In ogni caso, la si ringrazia. Bene, eccoci qui alla fine di questo video. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Se avete letto, se avete apprezzato La belva nell'ombra di Baron Yoshimoto, io non vedo l'ora di incontrarlo. Spero che ci siano anche delle, degli showcase, insomma, degli incontri per poterlo incrociare. Magari questo video uscirà anche post Luca Comics, dipende un po' dal calendario, da quanto sarà, sarà fitto. E io non vedo l'ora e non, spero anche di riuscire a incrociarlo per avere una firma, una dedica, qualcosa perché. Insomma, se seguite questo canale da tempo sapete, potete immaginare bene quanto io sia legato ad autori come Baron Yoshimoto. Fra l'altro, lo scorso Luca avevo anche recuperato l'artbook eh, di Baron Yoshimoto e quindi insomma, ho anche un bel po' di materiale. E fra l'altro dovrò anche rileggere le interviste, tutti insomma, gli extra che si trovano all'interno dei volumi che io possiedo, in modo tale da prepararmi per possibili domande che possiamo porre all'autore. Spero vivamente di poterlo fare. Questa era Be la Belva nell'Ombra. Mi ricordo che comunque esiste anche questo 17, eh, questa raccolta edita da JPOP e poi esiste anche The Troublemakers. Eccolo qua in lingua inglese. A presto, sempre qui su Fumetteri Non Air.